Ben trovati a questa edizione del Senior TG, speciale dedicata al convegno Investire sul futuro, la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità tenutosi al Ministero della Salute. Si parla di prevenzione, quindi si parla di un qualche cosa che dobbiamo fare proattivamente proprio per evitare che ci siano delle malattie che ci possano colpire. I dati sono numerosissimi che dimostrano la validità delle vaccinazioni, soprattutto nei soggetti più fragili. Oggi parliamo dell'anziano, quindi delle persone più anziane. Credo che su questo bisogna fare molta propaganda, cioè spiegare bene i vantaggi delle vaccinazioni e ricordare a tutti quanti che anche malattie che possiamo ritenere banali, come può essere per esempio l'influenza, in realtà ogni anno uccidono tra le 5.000 e le 15.000 persone in Italia. Quindi il vantaggio della vaccinazione è enorme e di questo dobbiamo ben parlare e spiegare alle persone. La conoscenza e la percezione da parte del paziente oncologico credo che non sia particolarmente accentuata, e la motivazione è la mancanza probabilmente di campagne di comunicazione che possono essere adeguatamente portate al paziente oncologico, così come al paziente fragile, paziente anziano oncologico in questo caso. E la prevenzione passa sicuramente per la prevenzione primaria, secondaria, terziaria. Tutti i tipi di prevenzione sono assolutamente necessari, a partire appunto dalle vaccinazioni ad arrivare poi agli screening, che purtroppo, come ben sapete, durante il Covid sono stati oggetto di dimenticanze, se non di mancanza totale di comunicazione. Quindi c'è da recuperare una serie di screening per avere quel paziente attivo di cui parliamo. C'è bisogno di percorsi personalizzati, di piani personalizzati che passino per la prevenzione vaccinale, per la prevenzione attraverso gli screening e gli esami che sono necessari assolutamente per prevenire i tumori, e anche per la prevenzione terziaria con i suoi stili di vita, alimentazione, alcol. Sta per uscire proprio dovrebbe andare in intesa Stato-Regione, speriamo nei prossimi giorni, il nuovo piano di prevenzione vaccinale, piano nazionale di prevenzione vaccinale. C'è già un'intesa con le regioni, lo Zoster, come altre vaccinazioni dell'anziano, rientrano in quel piano, e sicuramente nel piano c'è anche ben descritto il fatto che sono molti gli attori che devono essere coinvolti per aumentare le coperture vaccinali, quindi non solo i centri vaccinali, ma anche possibilmente altre professionalità, e sicuramente i medici di base possono rientrare fra queste. Diciamo che gli anziani in questo momento alcune vaccinazioni le conoscono perfettamente, perché sono storiche, e sono quelle del vaccino antinfluenzale. Abbiamo avuto una grandissima risposta negli over 65 dell'antipneumococcico, perché è one shot forever. Invece su il vaccino per l'herpes zoster sono assetati di sapere le informazioni. Queste informazioni a volte gli arrivano dai medici, a volte dai media. Di una cosa però siamo perfettamente certi: non vogliono andare nei centri vaccinali a fare le vaccinazioni. Perché? Perché la maggior parte degli anziani in Italia vive nei piccoli centri, nei piccoli paesi. Prendete Asti, a 103 comuni al di sotto dei 6.000 abitanti, con una popolazione residente over 65 superiore al 60%, l'unico hub vaccinale è dentro Asti. I caregiver abitano nelle città di provincia e quindi di conseguenza farebbero molta difficoltà nel portarli. Quindi il dato del nostro studio è estremamente tratto. È che occorre una maggiore informazione da parte dello Stato, ma soprattutto fare in modo che i medici di famiglia possano avere in casa questo vaccino e, se le linee guida lo permettono, somministrarlo ad altri vaccini, ad esempio l'antipneumococcico piuttosto che il vaccino dell'influenza. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati nella prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06-6227-4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram, e vi do appuntamento alla prossima edizione.